Buonasera. Vediamo se siamo già in diretta. Non ancora. Controlliamo. Ciao Mirella, adesso ti leggo. Ok, mi guardo un attimo anche dal PC, vediamo un attimo se non mi vedo ancora lì. Dovrò caricare la pagina. Ciao, bellissima, come va? Ciao Lella. Allora, che mi raccontate? Com'è andata sta settimana? Ecco, adesso mi vedo. Ok, a posto. Aggiungiamo. Grazie Lella, grazie. Eccoci qua. Adesso c'è anche Barbara. Ciao a Ciao tutti. Barbara. Ciao Ciao, Mina. ciao carissima. Ciao. Ciao. Allora, come va? Io mi sistemo un attimo, Certo. mi vedo dal computer, sì, mi sistemo un attimo per centrarmi un po', altrimenti non mi vedono. Quindi ho un Va po' questo bene. problema, come sempre. Ok, stavolta Sì. sì, stavolta forse ci siamo. Sì. Benissimo. Ok. Punterò il mio volto verso il computer perché da lì mi guardo, ma non riesco a vedermi dal cellulare, per cui dovrò costantemente tenere il volto da un'altra parte. Ok? Ok, l'importante è che ci siamo organizzate anche per questa sera, quindi Sì. tutto L'importante è bene che ci con... vedano tutto bene, a parte un occhio un po' maldestro. Però per il resto mi sanguina l'occhio. E Bene, bene. allora, io stasera volevo partire raccontando un attimino alle carissime amiche e ai carissimi amici come ci siamo organizzate. Sì. In pratica, stasera la nostra Barbara aprirà lei la discussione su un argomento carino. I cocchi di papà e mamma, giusto? Sì, questa sera parlerò Mi esatto va. dei cocchi di mamma e cocchi di papà. E poi volevamo fare anche una cosa. Allora, io parlerò dopo del Remedio Clematis di Edward Bach e con la relativa emozione. E però volevamo anche, visto che la volta scorsa è andata bene, è piaciuta l'idea di parlare dei conflitti attraverso la data di nascita, stavamo pensando di fare in modo che le persone interessate ad avere poi questa lettura della data di nascita lasciassero la propria data e alla fine della trasmissione. E ci sarà una lettura da parte di Barbara con il relativo poi fiore di Bach che potrò aggiungere. Va bene così? Cosa ne Bene. pensate? Beh, speriamo siano contenti, sì, anche perché mi serve qualche minuto ovviamente a persona per analizzare poi la data e vedere quali sono i conflitti. E Sì. appunto vi chiedo di non mandarli prima perché altrimenti rischiamo di perderli e quindi di vederne solo alcuni e gli altri appunto non riuscire ad analizzarli in tempo reale, ecco, tutto qui. Poi ovviamente Mena vi darà le indicazioni riguardanti i fiori secondo i conflitti appunto che ho trovato per le varie persone e per le varie personalità e le persone che comunque vorranno approfondire questa tematica potranno contattarci ovviamente su Messenger e poi le letture saranno comunque più approfondite per chi è poi interessato. Qualcuno mi ha già contattato
nelle settimane scorse, chiedendomi una lettura più specifica e mi sembra che siano stati molto contenti, ecco. Ok, Bene. naturalmente come dice Mirella, per consulti privati, come ha detto anche Barbara, consultate naturalmente su Messenger Sì, sia sì. Barbara che me per qualsiasi cosa, va bene? Esatto. Ok, Bene. allora Barbara, vai cara, il Sì, tempo è sempre poco. esatto. Allora, l'altra volta abbiamo terminato, diciamo, la spiegazione delle ferite emozionali e quindi mi auguro che adesso sarete tutti guariti e guarite dalle ferite. L'argomento di questa sera, come abbiamo anticipato prima, sono i cocchi di mamma e i cocchi di papà. Perché ho scelto questo argomento? Perché in realtà è un po' una continuazione, delle ferite emozionali. Ho spiegato l'altra volta, le altre volte anzi, che le ferite emozionali si sviluppano nei primi anni di vita e poi di conseguenza, continuano, ovviamente. E diciamo che, i cocchi di mamma, i cocchi di papà sono un aspetto delle varie personalità, relative alle ferite, quindi per questo dico è una continuazione. Premetto un attimo che per arrivare poi al discorso, al vivo del discorso, è bene sapere, penso che tanti di voi lo sappiano già, ma ognuno di noi, sia uomini che donne, abbiamo una parte femminile e una parte maschile, sia a livello corporeo che a livello emozionale, ma anche a livello animico. Infatti, si parla di animus, che è la parte maschile dell'anima di una donna, mentre l'anima è proprio la parte femminile dell'anima di un uomo. Questo proprio per indicare che se c'è uno spostamento troppo elevato o da una parte o dall'altra, c'è uno squilibrio. Infatti, quando un maschio rimane nell'area di influenza della madre, avrà sia meno compassione verso le donne, ma anche meno comprensione. E troverà comunque anche poca approvazione dagli uomini. Stessa cosa succede per le donne, cioè una donna che rimane per tanto tempo nella sfera del padre avrà anche lei difficoltà e comunque sarà meno interessante sia per le donne che anche per gli uomini. Se nell'adolescenza rientrano velocemente nella sfera opposta, quindi quella dello stesso sesso, e ovviamente si rimette in equilibrio la situazione, ma non sempre poi succede così. Quindi è importante appunto capire che tutti abbiamo questa polarità. E premetto anche che noi tutti, cioè i figli in genere, sono influenzati dai condizionamenti familiari, cioè da quando siamo nati fino a che non usciamo di casa, siamo condizionati dalla famiglia. Poi, tra l'altro, in Italia siamo un paese un po' particolare perché siamo tutti un po' mammoni e restiamo tanto in casa di più rispetto, esatto, rispetto per esempio ad altri paesi europei. In Germania, mediamente, quando i ragazzi cominciano a essere autonomi, autosufficienti, vengono aiutati dalle famiglie proprio perché questi possano uscire di casa e cominciare una loro vita in autonomia, anche se magari sono aiutati comunque a livello economico dai genitori, però sono meno influenzati rispetto a noi italiani. Cosa è successo? Uomini di bel aspetto, molti, molto sicuri di sé, sono anche narcisisti. Solitamente occupano posizioni di prestigio, di successo proprio e amano sia il piacere che l'avventura. Sono abbastanza esibizionisti, hanno proprio la necessità di essere ammirati e di mettersi in luce. Anche con delle imprese a volte rocambolesche, perché spesso
Sì, ci mettono in missioni che io le chiamo le classiche missioni impossibili, ma questo proprio per attirare visibilità da parte delle persone. E diciamo che i cocchi di mamma si riagganciano molto alla ferita di tradimento. Perché dico questo? Perché sono uomini che tendenzialmente hanno tante avventure, hanno tante donne. Non sono uomini tendenzialmente da sposare, ve lo dico già, perché sono dei traditori seriali. Ma c'è un motivo a tutto questo, e per questo dicevo che si riallaccia alla ferita da tradimento, perché nel loro cuore c'è solo un grande amore, che è quello della mamma, ovviamente. Sono quasi devoti a questo amore verso la madre, ma questo avviene sia che la madre sia venerata, ma anche nel caso in cui la madre potrebbe essere odiata, non ha importanza, proprio a livello inconscio il loro cuore è proprio devoto alla mamma. Quindi il più delle volte le relazioni per queste persone non funzionano bene, insomma, non riescono a trovare la donna ideale perché nessuna donna ha lo stesso valore della mamma. E Quindi c'è spesso. sempre un confronto, c'è sempre Cosa? un confronto, c'è Sì, sempre un possibile un confronto. confronto, ma non solo un confronto, perché il confronto comunque ed è evidente perché dicono mia mamma. Faceva questa cosa, invece tu non la fai. Però proprio il livello di valore che danno è diverso. La compagna, o le compagne hanno sempre un valore inferiore a quello della madre, mettono sempre prima la madre. E il più delle volte, sono, tenuti anche a ricoprire il ruolo di un padre assente. Che cosa vuol dire? Il padre potrebbe essere morto, ma potrebbe essere vivo all'interno della famiglia, ma assente proprio. Perché? Perché può essere impegnato, per esempio, nel lavoro, quindi, oppure potrebbe essere impegnato in un'altra relazione, oppure potrebbe avere l'attenzione verso un matrimonio precedente, oppure potrebbe essere anche semplicemente malato, quindi non ricopre in realtà il ruolo che dovrebbe avere nella famiglia. Infatti, quando si fanno costellazioni familiari, io lo so perché sono anche una costellatrice, proprio la classica frase che quando si mettono in scena questa tipologia di problematica è proprio il papà, il padre, ma anche il compagno in questo caso che dice sia alla moglie che anche ai figli: io non vi vedo, quindi è proprio un'assenza del ruolo in sostanza. Ci può essere fisicamente, ma il ruolo non lo ricopre appieno. Ecco, questo intendevo dire. E spesso capita anche di incontrare questi cocchi di mamma che sono cresciuti ovviamente soprattutto da figure femminili, che potrebbe essere la mamma, ma come anche una nonna, una zia, comunque mediamente sono cresciuti da queste figure femminili e anche in questo ambito diciamo che i problemi aumentano ancora di più, perché noi ce lo possiamo tranquillamente ricordare perché decenni fa, insomma, succedeva anche in Italia che c'era il papà che mediamente andava a lavorare per portare a casa lo stipendio, mentre la mamma magari era a casa dal lavoro, cioè non lavorava proprio, faceva la casalinga e si occupava della crescita dei figli. Ma queste donne che in realtà facevano le casalinghe, non è detto che volessero farlo, magari avrebbero avuto l'ambizione di concretizzare qualcosa nel lavoro, cioè in qualche maniera realizzarsi anche nella carriera e a volte non gli è stato permesso. Quindi c'è anche questa forma di frustrazione proprio per questo motivo e i figli, in questo caso maschi, respirano questa forma di frustrazione. Quindi c'è anche questo da considerare. E le cose però cominciano a peggiorare per i cocchi di mamma quando
quando le madri fanno anche delle confidenze intime al figlio, ovviamente, sul rapporto che hanno con il padre. Perché dico questo? Perché il figlio viene richiamato poi a consolare la mamma e la consolazione è abbastanza equilibrata, diciamo, se avviene attraverso, non so, delle carezze o anche dei baci innocenti. Talvolta però cosa succede? Ci sono delle forme di incesto, o perlomeno una forma di incesto sul piano emotivo. Però vi posso assicurare che questi incesti, e questo ne trovo tantissimi perché lavorando con gli alberi genealogici, e ne vedo tantissimi, in quasi tutti gli alberi, se non tutti, ci sono forme di incesto anche fisico. Quindi non c'è da stupirsi, che possano succedere effettivamente queste situazioni. E in questo caso poi cosa avviene? Che i figli comunque perdono, l'autorità paterna, non hanno il padre come punto di riferimento, non hanno un padre con il quale confrontarsi, con il quale litigare anche, ma proprio neanche con il quale creare un rapporto, stabilire un rapporto. E diventano quegli adulti che poi non hanno direzione. Infatti viene proprio chiamato conflitto di direzione, perché spesso vengono persone in studio da me, persone adulte, e mi dicono io non so ancora cosa voglio fare da grande, e questo è proprio indice che hanno avuto un padre assente, che non ha dato la direzione, perché è proprio il padre. È il ruolo del padre nella famiglia quello di dare la direzione al figlio, sia maschio che femmina. Crescendo ancora, ovviamente, questi figli diventano un po' i paladini della giustizia delle madri e di tutte le donne, soprattutto se hanno avuto un padre padrone e dominatore. Perché hanno bisogno in qualche maniera di elevare la figura della madre, che non è mai stata elevata in precedenza, ovviamente. E sono ragazzi che, o comunque adulti che non si godono l'infanzia, non hanno la possibilità di godersela, ma devono appunto incarnare questo ideale. E spesso covano il terrore. Di essere inadeguati, di deludere le aspettative materne e nello step successivo invece si danno molto da fare per avanzare di carriera. Per quello prima dicevo che questi uomini, questo tipo di personalità, sono e occupano, appunto posizioni di successo, di prestigio. Questo è per quanto riguarda i cocchi di mamma. Adesso spiegherò un pochino cosa sono i cocchi di papà, che sono un'altra figura, un'altra figura che non è che abbia sofferto o che soffra comunque meno rispetto ai cocchi di mamma, perché sono appunto quegli uomini che crescono in un mondo di interessi e di attività volte tutto al maschile. Quindi la figura della madre non è proprio presente, non è contemplata. Le madri in questo caso o non ci sono proprio, come nel caso che abbiamo visto prima dei cocchi di mamma, dove la figura del papà o era assente o comunque impegnata in altro, stessa cosa succede poi per i cocchi di papà. Hanno all'interno proprio la necessità di portarsi in competizione, perché sono ingabbiati in un ruolo che li spinge a crescere in fretta, non hanno neanche questi la possibilità di godersi l'adolescenza e tante volte nemmeno l'infanzia, perché sono vittime delle aspettative proprio del papà e rinunciano proprio per questo motivo ai propri sogni e ai propri ideali. Questo perché? Perché il più delle volte il padre si presenta come una persona estremamente carismatica, un leader, quindi una persona che è riuscita nella vita, un imprenditore di successo, quindi anche personaggi famosi, abbiamo tantissimi esempi anche in Italia riguardo a questo.
e queste persone proprio, questi figli, si trovano con delle responsabilità enormi perché il più delle volte i sogni che hanno, come dicevo prima, non possono venire realizzati perché devono portare avanti il compito del padre, quindi devono entrare nella società del padre, portare avanti l'attività del padre e non devono nemmeno deludere le aspettative, perché se il padre è un leader, anche loro dovranno cercare di compensare e impegnarsi anche molto per essere bravi, ovviamente, essere carismatici tanto quanto il padre. E lì è devastante perché più delle volte ogni figlio nasce e poi ha, diciamo, dei requisiti, dei talenti che sono completamente diversi da quelli dei genitori. Quindi non è giusto imporre, ovviamente, la volontà, in questo caso del padre, al proprio figlio, perché si distruggono i sogni, appunto, del figlio maschio. E ci sono proprio delle lesioni molto, molto importanti, molto forti, sia a livello psicologico che poi anche a livello emotivo. Bene, allora abbiamo presentato queste due figure stasera, la figura dei cocchi di mamma e cocchi di papà. Io adesso lascio la parola a Mena, che Io spiegherà. vorrei prima, sì, Sì, io vorrei dimmi, dimmi. prima leggere se hanno scritto qualcosa Certo, perché certo. guardo un po' dal computer, vediamo un Sì. Beh, attimino, vediamo se riesco a intanto farlo. buonasera Gaetano. Gaetano, ciao, buonasera, Ciao, ciao. buonasera. Ho visto, Allora, è l'ultimo messaggio che ho visto, quindi sì, intanto. anch'io. Olga, buonasera, dice la prima volta che vi seguo, che vi vedo. Allora, vediamo un po'. Bene. Buonasera Melissa, vedo che c'è anche lei. Grazie, Angela, ciao, Maria Basile, buonasera. esatto. Ketty, ciao Ketty. Mirella, beh, Mirella l'avevo vista anche prima. Sara, ciao Sara, un grande abbraccio Ok. e un bacio. Allora, volevo dire intanto che Sì. parlerò un po' di Clematis, della floriterapia di Edward Bach. E se qualcuno è interessato per lasciare la propria data di nascita, come abbiamo detto prima, per la lettura dei conflitti, la può lasciare. Intanto Barbara comincerà poi a studiarle un attimino. Sì, Va quindi bene? scrivete pure adesso le vostre date di nascita, così io comincio ad elaborarle, appunto. Ok, va benissimo. Allora, io vi parlo oggi di Clematis, che è il cosiddetto fiore della distrazione di Edward Bach. Vediamo un attimino che cosa diceva Edward Bach rispetto a questo rimedio. Lo leggiamo. Allora, Edward Bach diceva che questo rimedio è per i sognatori, per gli addormentati, per coloro che non sono mai completamente svegli e non provano nessun interesse particolare verso la vita. Persone tranquille, non propriamente felici della loro condizione e che vivono più nel futuro che nel presente, sperando sempre in tempi più felici in cui potranno realizzare i loro ideali. Nella malattia fanno pochi sforzi o addirittura nessuno per guarire. In certi casi possono arrivare a desiderare la morte nella speranza di raggiungere una vita migliore, oppure di ritrovare forse una persona cara che hanno perduto. Beh, questo insomma è un rimedio molto molto importante. Per quanto riguarda la scheda botanica, la cosiddetta barba di vecchio, chiamata volgarmente Clematis vitalba, appartiene alla famiglia delle ranunculacee ed è una pianta che in dosi elevate diventa molto tossica, procura delle vesciche. Ha proprietà diuretica purgativa, però in fitoterapia oggi viene pochissimo usata proprio perché è altamente tossica, quindi si preferisce non più usarla. Parliamo un attimino della tipologia del tipo Clematis. Il tipo Clematis com'è? È una persona che possiamo riconoscere magari anche tra amici, conoscenti, è costantemente con la testa fra le nuvole, un cosiddetto sognatore, maldestro. Dimentica spesso gli appuntamenti, quindi di arrivare in orario,
dimentica le chiavi di casa, cade e urta frequentemente, in casa è spesso coinvolto nei piccoli incidenti domestici, ha uno sguardo completamente perso, sognante. Quando lo vediamo camminare, molto lento nel suo incedere, sembra sempre proiettato avanti, no? Nel futuro, quindi non ha questo radicamento nel presente, nel qui e ora. Si confonde spesso, facilmente, e se fa qualche domanda non ascolta mai le risposte. Quindi è sempre avanti, sempre pensieroso, sempre costantemente in una realtà che non è poi quella reale, ma è quella poi della fantasia. E sono persone che tentano di rifuggire la realtà proprio perché vogliono essere strane alle cattive notizie. A manifestazioni di violenza o di angoscia, quindi tentano proprio a scappare perché non hanno questa grande energia per essere presenti e quindi affrontare poi quella che è la quotidianità. Diciamo che sono persone sulle quali non si può fare affidamento proprio perché sono molto distratte. Dal punto di vista economico tendono a spendere molto di più di quanto devono e spesso comprano cose davvero futili, hanno poco senso pratico e sono spesso tristi e nostalgici. Il soggetto adotta proprio una difesa, che è questo scappare dalla realtà, proprio perché non si vuole affrontare la quotidianità. Questo quadro possiamo trovarlo durante l'adolescenza. E questo perché? Perché durante l'adolescenza spesso non si è pronti ad affrontare la realtà sociale e quindi ci si rifugia proprio in una realtà immaginaria, proprio per evitare il contatto. Dal punto di vista psicologico, noi possiamo trovare il tipo clematis associato a volte anche al sintomo della depersonalizzazione, no? Spesso troviamo in questi adolescenti una mancanza di contatto proprio col proprio sé e quindi col proprio corpo. E questo che cosa comporta? Comporta il fatto di guardarsi dal di fuori, è come se quel corpo non gli appartenesse. E possiamo anche trovare in questi soggetti dei disturbi alimentari molto importanti che tutti conosciamo come la bulimia e l'anoressia. A volte queste persone si sentono proprio intorpiditi, no? E quindi proprio questa mancanza di realizzazione del sé. E questo disturbo lo possiamo trovare anche nei bambini abusati e nelle donne abusate, perché proprio in un momento di pericolo è proprio quella fuga che la persona fa per non affrontare la realtà. Quindi diciamo che il quadro del clematis è un quadro molto importante. Quello che io vi ho parlato è, diciamo, il quadro, visto proprio nella sua eccezione più grave, ecco. Poi abbiamo delle eccezioni che sono quelle meno gravi, che è proprio della persona, dell'artista, che può essere il poeta, il musicista, il pittore, che si rifugia nel suo habitat e quindi presta poca attenzione alla realtà che lo circonda. Vediamo un attimino, in senso positivo, che cosa ci vuole dire questo rimedio. Allora, nel senso positivo ci dice questo: impara ad essere radicato nel qui e ora, impara ad essere presente, perché se sei presente riesci anche ad avere la capacità di vivere questa quotidianità, di affrontarla, perché la vita va affrontata con i suoi dolori, con le sofferenze, va affrontata proprio per costruire e quindi per rivolgersi poi in questa interiorità che ci aiuti a crescere, ci aiuta a diventare davvero delle persone complete. Ecco.
Una cosa importante è la sintomatologia. Infatti, il tipo clematis lo riconosciamo spesso perché ha disturbi dell'equilibrio, della memoria, può avere perdita di coscienza, come ho detto prima, disturbi alimentari, arteriosclerosi, ha una lentezza nella guarigione. Infatti, spesso sono persone che si ammalano molte volte, ma fanno fatica proprio a guarire. E si isolano spesso e questo lo possiamo vedere anche nei bambini, no? I bambini che sono distratti a scuola, che tendono a non giocare con gli altri e quindi spesso non cercano proprio l'amico, preferiscono poi stare da soli, quindi fare questi giochi immaginari. Questo rimedio, scelto proprio per persone distratte e confuse, ci insegna quindi a non rifugiarsi nei sogni, ma ad essere presenti in questa realtà per rapportarsi ad essa con consapevolezza, affrontando poi la quotidianità con responsabilità e creatività. Per quanto riguarda, la posologia, allora è sufficiente, assumere 4 gocce del rimedio 4 volte al dì, almeno per 3 settimane, e poi naturalmente dopo un 3 settimane vedere un attimino come va e se è il caso integrare con altri rimedi. Eccomi, Barbara. Ho giusto terminato. Infatti. Bene. Allora, io controllo da qui, dal Sì. PC, se riesco a vedere. Allora, vediamo un po'. Allora. Allora, hai qualche data di Sì, nascita? ho un po' di Bene. date. Sono riuscita ad analizzare un po' di date. Ovvio che non Sì. so se riuscirò a rispondere, se riusciremo, perché poi giustamente Mena deve dare il fiore adeguato, i fiori adeguati. Comunque, iniziamo da Tania Massetti. Allora, Tania, la tua data. Il tuo giorno di nascita mi indica che hai bisogno di stare in coppia, però per te a volte la coppia è anche un conflitto, nel senso che puoi avere dei momenti in cui stai bene anche da sola oppure litighi molto spesso, insomma, con il tuo compagno, se è un compagno. Comunque hai questa necessità di stare in coppia, ma quando ci stai a volte non ci stai proprio benissimo. E sei comunque una persona riflessiva. E questo ti aiuta molto nella vita e secondo me sei anche una persona che quello che vuoi realizzare lo realizzi, lo ottieni. La difficoltà per te potrebbe essere che spesso sei indecisa e appunto perché sei indecisa a volte le occasioni te le lasci scappare. Ci pensi talmente tanto che quando appunto i treni ti passano davanti, li guardi e poi li vedi che se ne vanno. Quindi mi raccomando, allora, io quando faccio le analisi delle date di nascita dico sempre questo, siccome non so chi ho davanti, ovviamente, può darsi che le forme di conflitto le abbiate già superate, non è mica detto che il conflitto lo avete per sempre. Se siete riusciti o riuscite a superarlo, meglio per voi. Però tendenzialmente, siccome la data di nascita è quella ed è quella per tutta la vita, il conflitto, tendenzialmente, è quello. Quindi qui, il più delle volte, secondo me, c'è un problema con l'indecisione, la troppa riflessione e quindi l'indecisione. Poi Tania, se ti fa piacere, mi dice se ti sei ritrovata un po' in questa lettura veloce, ho piacere di ricevere questo feedback. Allora, ho controllato anche in che anno sei, quindi in che ciclo sei, e fino al tuo prossimo compleanno a luglio,
avrai le possibilità di aprire tanti interessi diversi, perché è un anno per te che, dove si possono proporre tante situazioni diverse una dall'altro. Mi raccomando, perché la difficoltà maggiore in quest'anno, come ho detto, fino al tuo prossimo compleanno, sarà quella che magari apri tanti interessi, tante cose, e poi non riesci a portarle a termine. Ecco, bene, se vuoi dare qualche consiglio. Certo, allora per Tania io direi che Sclerantus è il rimedio insieme all'arcia. Allora, Sclerantus quando hai bisogno di decidere, di fare una scelta e quindi quando hai difficoltà a fare una scelta ben precisa, ridona equilibrio, chiarezza ed è importante. L'arcia invece ti dà proprio quella forza, no? Quella fiducia dentro di te per poter poi operare questa scelta. Quindi io direi che l'arce Sclerantus sono i rimedi più adatti. Bene, la prossima lettura è quella, un secondo che guardo, sì, esatto, controllo appunto il cognome, è Elena. Ciao Elena, tocca a te adesso, Elena Rocca. Allora, la tua data di nascita è molto particolare. Intanto, beh, Elena la conosco, quindi sono più facilitata da un certo punto di vista, però penso che quello che dirò poi Elena si ritroverà. Allora, sei una persona molto molto intuitiva e molto sensibile, quindi riesci subito a capire le persone. E quello che vuoi nella vita lo otterresti anche con abbastanza facilità. Il problema qual è? Che a volte è come se ti dessi la zappa sui piedi da sola, cioè è come fosse un autosabotamento. Siccome ti saboti, non riesci ad arrivare sempre agli obiettivi che vuoi. Ci arrivi solo quando non pensi troppo a come risolvere la situazione proprio a livello logistico e ti lasci andare, ti butti. Allora, in quel caso lì, l'obiettivo per te è più semplice da raggiungere. Comunque, hai dei buonissimi numeri e nella vita, secondo me, riuscirai bene. So che anche tra l'altro vorrai fare dei cambiamenti, so che vorresti appunto fare dei cambiamenti a livello lavorativo, quindi ti dico che fino al tuo prossimo compleanno, sei anche abbastanza favorita perché sei in un ciclo di equilibrio, quindi di poter mettere equilibrio nella tua vita. È anche un anno che potrebbe riguardare la famiglia, quindi trovare la persona anche giusta per te. Quindi quest'anno è favorito anche per questo motivo. E poi è anche un anno che è molto legato alla bellezza in sé, oltre che alla famiglia e all'equilibrio, quindi potresti appassionarti magari, che ne so, di arte piuttosto che di pittura in genere o di musica, comunque qualcosa che riguarda il bello, il culto del bello, ma anche il culto dell'arte, ecco. Questo per quanto riguarda Elena. Mena? Allora, Elena, io direi che per te Cerato va bene perché conferisce sicurezza e fiducia in se stessa e maggiore equilibrio, quindi ti fa lanciare nelle tue cose. Poi per questo cambiamento io metterei Valnut perché il Valnut è il nuce e proprio per i cambiamenti. Quindi visto che c'è questo ciclo in cui ti arriveranno delle occasioni, delle opportunità, lanciati. Prendile e quindi Valnut ottimo insieme a Cerato, poi ci farai sapere. Sì, tra l'altro Valnut è proprio per il cambiamento, dicevi, giusto, Mena? Ecco, Sì, 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 e sì, sì. secondo me per Elena andrebbe proprio bene, te lo confermo. Infatti, infatti. Bene, la prossima lettura è quella di Anna Trotta, sì. Anna, Anna, una allora. mia carissima amica d'infanzia. Ciao Ah, Anna, bene. siamo cresciute insieme, non ci vediamo da anni, da tanti anni.
Pensa un Ma po'. siamo cresciute insieme, sì. Bella questa cosa. Allora, Anna, ascoltami. Io adesso non so come tu sia messa in coppia, nel senso se tu sei sposata, se tu sei single, non lo so. Però il problema maggiore per te potrebbe essere proprio questo. Appunto, io non ti conosco, quindi guardando i tuoi numeri posso dire che ti piace la coppia, ti piace anche la famiglia, però sei sempre in conflitto con questa situazione. E proprio il conflitto è perché nel momento in cui hai la stabilità di coppia, a volte potresti anche sabotarla. Quindi il conflitto maggiore secondo me è questo. Sei però una persona molto perspicace e diciamo che arrivi un po' prima degli altri a capire le situazioni o quello che è giusto fare o la via da intraprendere, ecco. Quindi poi dovrai sicuramente aspettare che gli altri arrivino successivamente, però sei una sorta di precursore. E vediamo un attimo anche il tuo anno, il tuo ciclo dell'anno. Allora, beh, adesso tu hai un bel po' di mesi davanti perché hai compiuto gli anni a novembre, quindi sì, allora, questo per te sarà un periodo propizio, propizio dal punto di vista economico, dal punto di vista delle cose materiali. Quindi, se devi fare acquisti importanti oppure dei finanziamenti oppure degli investimenti, quest'anno per te è favorito perché questo è proprio un ciclo favorito per tutto ciò che è materiale, tutto ciò che riguarda la materialità. Lo ricordo che io quando calcolo i cicli li calcolo da compleanno a compleanno, non pensate che sia 31 dicembre, 1 gennaio, ok? Quindi da compleanno a compleanno. Ecco, Mena, lascio a te la parola adesso. Sì, allora, io per Anna darei il Cessna Bag per far tesoro delle proprie esperienze e quindi per non ripetere gli stessi errori. E l'altro è l'impaziente, no, visto perché lei arriva sempre prima degli altri nelle cose, imparare ad essere meno impaziente, quindi non essere troppo immersa nell'azione, aspettare anche i tempi degli altri. Questo è importante. Bene. Quindi tutti e due i fiori vanno bene. Poi Anna mi dirà. Sì, aspettiamo feedback. Sì. Allora, poi c'è Emanuela Camaioni. Allora, Emanuela, per te cosa diciamo? Diciamo che anche tu sei una persona che ama molto la coppia. Sì, che ha proprio necessità anche di stare in coppia. Sei una persona anche molto riflessiva, però guardando bene la tua data mi viene da dirti questo. Fai attenzione se non hai già risolto questo problema, di solito succede più negli uomini con questa data qui, però potrebbe capitare anche nelle donne. Fai attenzione a come ti rapporti con gli altri, nel senso che a volte potresti essere troppo incisiva, troppo brusca nel dire le cose e in questo caso magari dall'altra parte chi si rapporta con te, chi si relaziona con te potrebbe restarci un po' male. Quindi diciamo ammorbiditi un po' e modera il tuo modo di relazionarti con gli altri. Dicevo prima che sei una persona riflessiva, quindi anche tu, come in altri casi, prima di prendere una decisione, ti ci vuole veramente tanto tempo. Ti consiglio qualche volta di spingerti un po', da sola proprio, perché altrimenti potresti perdere anche tu delle occasioni importanti nella vita.
sia dal punto di vista lavorativo, ma anche dal punto di vista emozionale, ecco, dal punto di vista emotivo o relazionale. Quindi devi un po', diciamo, utilizzare la parte istintiva. Nel tuo ciclo annuale, vediamo un attimo. Sì, allora, sei anche tu in un anno abbastanza equilibrato, come dicevo prima. È un anno in cui gli sconvolgimenti più grossi dovresti averli avuti, o cambiamenti anche abbastanza importanti, dovresti averli avuti l'anno scorso. Quindi quest'anno si vanno un po' a sistemare tutte quelle situazioni, tutte quelle dinamiche che sono state un po' rovesciate o sconvolte o cambiate l'anno scorso. Come dicevo prima, se, anche per un'altra persona, per Elena, sì, sei nell'anno della famiglia, quindi potresti concretizzare nella famiglia se per caso non lo hai ancora fatto. E anche per te il consiglio è un po' lo stesso. Potresti appassionarti di arte o di cose comunque belle, nobili, ecco il culto del bello in questo senso, sì. Quindi questo è quello che direi poi per Emanuela. Mena? Allora, io direi proprio per lei, Vine, soprattutto perché permette di esercitare il potere imponendosi con saggezza e autorevolezza, no? Quindi abbandonando un po' quella fase, come tu hai detto, che potrebbe sembrare aggressiva, no? Quindi il Vine aiuta proprio in questo, ad essere autorevoli senza avere quella carica di aggressività, magari anche a volte verbale, o il tono, no? Può sembrare così. E poi l'altro invece, proprio per la sua direzione, è il Wild Oat, proprio per capire quali sono le sue vere aspirazioni, aiutare proprio nella scelta dei passi da compiere, proprio per darle più fiducia, ecco, più fiducia nel sapere che cosa è importante per lei. Sì, un secondo solo, Mena, che controllo, perché mi sa che qualcuno voleva, forse qualcuno che abbiamo già Sì, analizzato. c'è Tania che ha scritto qualcosa. Io Infatti, volevo vedere per la capire leggo, se. te la leggo io, te la leggo. Allora, Sì. Tania dice: scusatemi per non aver risposto subito, ma stavo scrivendo tutto. Allora, esattamente così. Mi piace stare in coppia, ma spesso, precedentemente litigavo spesso, ho l'esigenza di stare sola, se no mi sento soffocare. A oggi mi sento molto in equilibrio. Sono molto riflessiva, è vero, e spesso impazzisco a furia di pensare. E questo mi può fare, come hai detto anche tu, perdere qualche occasione. Ho scritto anche il rimedio fitoterapico, vi terrò aggiornate. Grazie infinite per tutto. Grazie a te, Tania. Bene. Vediamo qualcun altro. Ecco qua, vediamo un po', perché Anna Trotta dice grazie. Riesce a vedere altro? Perché qui vediamo un Sì, po'. c'è Lella Biffi. Non ho ancora analizzato Lella, però leggo un attimo quello che ha scritto. Io sento esigenza di stare in coppia, ma dovuto troncare mie due lunghe relazioni per tradimenti dei miei compagni. Cosa c'è che non va? Ok. Allora, Lella, non so se riuscirò ad analizzare la tua data nella diretta di questa sera. In caso, comunque, scrivimi su Messenger che poi sicuramente ti risponderò e poi Mena, ovviamente, ti consiglierà i fiori adatti per questa situazione, soprattutto se hai la ferita da tradimento, perché finché non vai a mettere in equilibrio e comunque a sanare questa ferita, quasi tutti gli uomini che tu troverai o incontrerai, non perché te lo auguro, anzi, però tendenzialmente finché non si mette a posto una ferita, si continuano ad attrarre le stesse tipologie di persone e per questo Sì. motivo cioè, si hanno poi relazioni su relazioni
che sono deludenti. E poi si arriva a un punto che non si ha più voglia nemmeno di mettersi più né in discussione e tantomeno in relazione. Ecco, Infatti è così, è proprio così. esatto. Allora, c'è, mi sembra, Nadia che ha scritto, un attimo che controllo, che così poi faccio anche la lettura di Nadia. Sì, eccola qui, Nadia. Nadia di Gennaro. Allora, buonasera, Nadia. Allora, per te cosa diciamo? Allora, il tuo giorno di nascita ti stimola proprio a farti guidare dall'intuizione. Io spero tu lo faccia perché comunque è molto importante per te. Perché dico questo? Perché in realtà tu avresti anche una data di nascita che ti porta ad avere delle situazioni abbastanza in equilibrio. Però spesso potrebbe succederti che inizi tante cose e non le porti a termine. E questo potrebbe creare proprio uno squilibrio molto profondo, perché guardando così la tua data di nascita molto velocemente, mi viene da dirti che tu vorresti avere una vita quasi, non dico piatta perché non è vero, però una vita senza grossi scossoni, e invece tu ti ritrovi ad averli molto spesso. Quindi, quando ti trovi in difficoltà, mi viene da dirti che ti devi proprio fare guidare dall'intuizione. E mi raccomando, cerca di, come si suol dire, chiudere i cerchi. Quando inizi una cosa, vedi di portarla a termine. Può essere che tu sia anche abituata, come dicevo prima, non è detto che il conflitto non sia stato superato, perché magari tu sei, potresti essere anche una persona molto precisina e quindi quello che inizi lo porti alla fine. Io adesso non lo so perché non ti conosco, però ecco, potrebbe invece succedere anche il contrario, che non riesci a concretizzare poi quello che ti arriva, no? Che ti arriva, le occasioni che ti arrivano nella vita, sia dal punto di vista lavorativo, ma anche dal punto di vista emotivo. Il tuo ciclo annuale. Il tuo ciclo annuale, tra l'altro, tu compi gli anni ad aprile, quindi andrei a guardare non solo quello corrente, ma anche quello che verrà dopo, in maniera anche abbastanza veloce. Allora, quest'anno sarebbe un anno dedicato alla coppia, quindi io spero che tu sia in coppia, perché o comunque potrebbe essere un anno in cui o hai conosciuto o conoscerai, potresti conoscere una persona importante per te, proprio per creare la coppia. E è anche un anno dedicato molto al femminile, quindi cerca, se non lo hai fatto fino adesso, cerca proprio di mettere in luce anche la tua parte di femminilità. E dal tuo prossimo compleanno ad aprile, per tutto l'altro anno, mi viene da dirti, come ti dicevo prima, fatti guidare dall'intuizione, perché potrebbe essere un anno in cui, oltre a sviluppare o a trovare proprio una persona giusta, oppure a consolidare un rapporto, a fortificarlo, potrebbe essere proprio un anno dedicato alle intuizioni, alle sensazioni, alle emozioni. Ecco, questo mi viene da dire. Mena. Allora, io per lei parlerei di rock water, cioè praticamente dell'acqua di roccia, perché insegna ad essere meno intransigenti moralmente, si scopre che la vita ha i suoi aspetti piacevoli e quindi ci si lascia andare. Io credo che lei abbia proprio bisogno di lasciarsi andare al flusso della vita e questo aiuta molto, proprio come l'acqua di roccia che passa attraverso la roccia e va. Fluisce. Ecco, questa deve essere la sua vita, deve scorrere. Quindi è un rimedio adatto. E poi naturalmente capire sotto questo controllo che cosa c'è. Ecco, bisogna capire sotto cosa c'è per andare con altri rimedi poi. Quindi Cominciamo a poi lasciar magari scorrere. Sì, cominciamo sì. a lasciar scorrere e poi vediamo. Sicuramente sotto
ci sono anche delle paure. Ok, sì, Ok. quindi la possibilità quindi di farsi guidare, come dicevo, dall'intuizione Di per questa farsi persona. guidare e capire anche quali sono le sue paure, perché sicuramente è quello che non la lascia andare. Quindi Ok. si fida poco del flusso della vita. Ok. Bene. Vediamo se riusciamo a fare un'altra lettura. Cosa dici? Siamo in tempo per un'altra lettura? Bene. Sì, 23 ce la facciamo, vai. Allora, un secondo che controllo. Mi sembra che sia Angela. Un attimino che guardo per non sbagliare. Sì, Angela Ventura. Ok, vediamo un attimo la tua data. Allora. Che carina questa data. Non che le altre non lo siano, però questa è un po' particolare. Allora, Angela, ascoltami, non so se tu lo sappia, però magari lo hai anche già scoperto. Hai delle doti artistiche molto spiccate. Sei una persona alla quale piace spostarsi. Non ti piace restare sempre nel solito luogo. Non, può darsi anche che tu abbia difficoltà con il radicamento, che una persona magari un po' eterea, ecco così, una persona giocosa che ha proprio necessità di sperimentare, di conoscere situazioni nuove, di conoscere tante persone anche, perché secondo me. E ti potrebbe proprio piacere sia viaggiare sia anche sviluppare un talento artistico, una dote artistica. Potresti anche essere portata però a condurre un lavoro che dove tu puoi o potresti aiutare gli altri. Potresti essere. La sparo così adesso, potresti essere benissimo anche un'infermiera o una persona che lavora nel campo olistico da questi numeri. Però, ripeto, l'importante per te, secondo me, è quello di sviluppare questo talento artistico che hai, perché altrimenti è come se una parte della tua personalità non fosse portata proprio a compimento. Quindi ecco, mi raccomando di questa cosa. Allora, abbiamo un piccolo conflitto anche qui per te. E il conflitto, vedo che questa sera poi tra l'altro nelle date c'è spesso questo conflitto ed è proprio quello come quella precedente che potresti aprire tanti cerchi, tante situazioni e poi non portarle a termine. Hai bisogno proprio per arrivare a portare a compimento un obiettivo, hai proprio necessità di fermarti e radicarti, di terminare quello che hai iniziato, perché altrimenti tendi a perderti. Lo stesso poi, tra l'altro, posso dirti che vale anche per il tuo ciclo di quest'anno. Cioè fino ad aprile, che è il tuo prossimo compleanno, sei proprio nel ciclo che tenderesti ad avere tanti interessi e cominciare tante cose e a volte non riesci a terminarle, a chiuderle, oppure tu pensi che una persona ti possa chiedere una determinata cosa e invece te ne chiedi un'altra, ma tu ti prepari in un'altra cosa ancora, oppure investi la tua energia in una cosa che magari non ti viene chiesta, perché adesso io non so che lavoro tu faccia, però mi viene da dire che potrebbe essere questo il tuo problema quest'anno. Dopo il tuo prossimo compleanno, fai attenzione perché sarà un anno predisposto ai cambiamenti, quindi potresti cambiare lavoro, potresti cambiare casa, potresti anche. Che ne so, cambiare partner, adesso non lo so perché non so nemmeno, oppure trovarti un partner se sei da sola, quindi ci sono svariate possibilità, ecco, dal tuo prossimo compleanno questo. Bene, bene a te.
Allora, anche per lei, visto che ci saranno, le opportunità di cambiamento, il Valnut è ottimo proprio perché ti aiuta ad accettare serenamente questi cambiamenti e trasformarli poi in nuove opportunità di vita. Naturalmente bisogna anche di Wild Oat proprio perché se incerti, spesso sulla strada da seguire. Ma anche il fatto che mentre uno fa una cosa, poi ne pensa un'altra, poi ne lascia una e poi ne ricomincia un'altra. Quindi avere proprio una direzione. Quindi direi tutti e due in questa fase vanno più che bene. Bene, perfetto. Ok? Ottimo, sì, credo proprio che con questi numeri qui i fiori che hai elencato siano proprio corretti perché c'è proprio bisogno di riportare un attimo Di dare un l'accentuatura. attimino la direzione e accettare anche i cambiamenti, perché spesso i cambiamenti fanno paura e quindi ci si ferma a pensare: ma faccio bene, faccio male, mi butto, non mi butto in questa situazione. E riconoscere l'emozione dell'indecisione, aiuta molto proprio a prendere in mano poi il coraggio e lanciarsi nelle cose. Ottimo. Bisogna osare, bisogna usare e cambiare, questo è importante. Sì, esatto, talvolta nella vita bisogna proprio osare, Sì, altrimenti non si rimane fermi o altrimenti si viene travolti. Esatto. infatti, la vita è degli audaci, no? Ce lo diciamo sempre. Allora, io direi che per questa sera ci fermiamo qui con le letture perché poi altrimenti andiamo fuori tempo limite. Infatti, potremmo salutare, leggere un attimino se hanno scritto qualcosa. Sì. Nadia Di Gennaro ha scritto qualcosa. Grazie mille, siete veramente bravissime. Purtroppo sono solo da 8 anni per vedovanza. La solitudine pesa, quindi se mi dovesse arrivare la persona giusta per me, ben venga. È vero, inizio mille cose. E fatico molto a portare tutto a termine. Sono molto intuitiva, ma prendo pure spesso le fregature. Infatti, spesso sono sfiduciata, pur avendo un'indole solare. Grazie, grazie. Grazie a te, carissima, carissima Nadia. Grazie a te, veramente. Angela Ventura, grazie, inquadramento perfetto, sono impressionata. Grazie, super brave. Grazie. Grazie Angela, grazie anche a te. Anna Trotta, sono sposata da 38 anni, spero di poter riascoltare, sono stata interrotta. Ciao Anna, ciao. Vediamo Ok. se riesco a leggere altro. Tu riesci a leggere altro? No, mi sembra che ci siamo. Beh, comunque diciamo questo, che è la cosa più importante. Ovviamente non siamo riuscite a fare tutte le letture perché il tempo è quello che è. Sì, Però, come abbiamo dicevamo limitato. prima, potete contattarci via Messenger. Io vi farò le letture come appunto questa sera e per chi necessita faccio anche quelle un po' più approfondite. Ovviamente poi ci accorderemo perché vi ci vuole comunque parecchio tempo per farle. Sì, e quindi poi potete anche contattare Mena per i fiori di riferimento nei vari conflitti. Quindi io direi Ok, adesso penso che sia il momento di è arrivato salutarci. il momento. Allora ci ritroviamo fra 2 settimane, stesso orario. Grazie di essere state in nostra compagnia e ci ritroviamo. Un abbraccio a tutte. Ciao Barbara, un Anche a te, bacione. Mela, un abbraccio grande e anche un bacio e un Ciao bacio a Carla, tutte. ciao, ciao, Ciao. grazie Carla, ciao, ciao. Ciao.